Qui al premio Maglie, premio alla carriera. Innanzitutto ti chiedo qual è stato il momento più bello della tua carriera e quello invece più difficile. Allora, uno in particolare bello, non me lo ricordo perché ce ne sono stati tanti belli, però io mi ricordo, io ho questa cosa di contrapporre il Festival Bar di allora al Festival di Sanremo, che il Festival di Sanremo per me era una sorta di cosa terrificante. Infatti non mi ha portato lì per lì mai cose, non è andata mai benissimo a Sanremo, se non poi le canzoni che ho presentato poi diventavano magari dei successi dopo Sanremo. Invece il Festival Bar era un goduria e guarda caso ne ho vinti un bel po', e quindi i momenti belli riconduco all'estate, al Festival Bar, questa spensieratezza, questa cosa di fare musica non necessariamente sentendoti in gara, perché ritengo che fare la gara con la musica non è qualcosa di avvilente. Senti, qual è lo stato oggi della musica italiana secondo te? La musica italiana, così come la musica in tutto il mondo, oggi sta vivendo una sorta di crisi dovuta alla fine, al fatto che siamo alla fine di un'epoca. Quindi tutta quella che è la cultura, la creatività, l'arte in generale, il cinema, qui siamo a Venezia, il cinema, insomma, sono tutti un po' in crisi, perché è difficile proporre qualcosa di veramente nuovo e per questo delle volte si cerca di ripescare cose del passato. Negli anni 80, che sono stati 10 anni in qualche modo magici, dovuti a una serie di motivi, sono quelli che oggi ritornano in qualche modo proprio perché c'è una crisi così di creatività, e allora ci si rifugia negli anni 80, sia nella moda che nella musica e direi anche nel cinema, insomma in tante forme. Ogni tanto gli anni 80 ritornano. Senti, si dice spesso che dietro un uomo c'è anche una grande donna, in questo caso quanto ha contato per te la famiglia anche nel percorso comunque della tua carriera? Allora, la famiglia richiede anche tanta attenzione, dedizione. Io ho voluto rinunciare a tournée in Sud America per restare a casa con i miei figli, perché non volevo perdermi certi momenti. Però devo dire che dall'altro lato è stata la mia salvezza, perché io prima mia moglie, poi anche i miei figli mi hanno messo davanti a uno specchio, mi hanno fatto vedere realmente chi sono, e questa cosa mi ha salvato, perché io da solo non avrei mai guardato bene dentro di me e forse mi sarei perso. Senti, un'ultimissima domanda: ti vedremo mai giudice in un talent? Perché abbiamo visto molti tuoi colleghi che si prestano alla televisione, cioè ti piace giudicare oppure no? No, la musica, insomma, chi sono io per giudicare dei giovani talenti? Il metro di, anche il modo, diciamo, tutto passa attraverso un format televisivo, no? E questa è la cosa terribile, e quindi devi in qualche modo uniformarti al format televisivo. Il metro di giudizio è veramente limitato. Io penso, se ci fossero stati sempre i talent a decidere gli artisti, no? I grandi artisti, non sarebbero mai nati Bob Dylan, da noi De Gregori, Vasco Rossi o De André, perché quando parti col fatto, cioè, che giudichi l'intonazione, ma lì hai stonato, ma la voce, l'interpretazione in quel punto, ma chi se ne frega? Cioè, è quello che ti arriva che conta, no? Quindi purtroppo, diciamo, quando la televisione fa propria una qualcosa che la musica deve essere musica, ha poco a che fare con i format televisivi, questa è la verità. Grazie mille. Grazie.